Buongiorno, oggi è venerdì pomeriggio e io e Fede stiamo uscendo, stiamo andando a fare delle commissioni. Andiamo! Vai! Siamo alla fermata dell'autobus, stiamo aspettando il bus che ci porta dal lato Torino per andare a fare la commissione. Fede vi saluta, fai un ciao con la manina, ciao! E niente, a dopo! Scesi! Allora, dove siamo? Al cinema! Ci sei cascato! Ci sei cascato in pienissimo, non in pieno. E cosa andiamo a vedere? Dillo tu. Pezzi. Bravo. Pezzi 2. Tirare, aspetta. Ok. Vai. Di qua che è già aperto, vai. Guarda, uscirà anche Toy Story 4. Sì. Andiamo. Là ci sono già Gidget. Ah, c'è il coniglio, guarda. Voilà. E adesso? Allora. Guarda, c'è anche Max là. Vuoi andare a fare la foto? Dai, vai. Oh. C'è anche qui. Tu tieni i biglietti un attimo. E vediamo. Prendiamo quello di Betz. C'è il coniglio Max. Max, mio! Mamma, non è un coniglio. No, e non si chiama Maximilian. Si chiama Nevusetto. No, vabbè. Troppo carino. Da domani è dieta. Mai una gioia. Sono super fico. E a chi hai detto cucciolotta? Ok, ora andiamo però. Andiamo, corri! No? Nevo super power, attivati! Momento bagno. No, vai qua nelle femminucce che ti... Ah, è occupato. Aspettiamo un attimo fuori. È occupato, amore. Aspettiamo un momento. Ragazze, è bellissimo. Andatelo a vedere, veramente. Per grandi o piccini fa troppo ridere. Ve lo consigliamo. Vero, Fede? Lo consigliamo questo film? Sì. Vieni, amore, vedi qua. Ti è piaciuto? Ti sei divertito? E comunque c'era... Nevusetto! Io c'ho Max. Così abbiamo anche le borracce per casa, hai visto? Sì, e questo qua non è che ci metto la muffa. No, come le la altre. Muffa. Andiamo al pullman. Cielo nerissimo, sta per diluviare. E noi stiamo scappando. Due o tre goccine. Già le stiamo sentendo. Speriamo in bene. Oh, l'altro, visto là. Mamma mia, è nerissimo. No, volevo specificare un po' di più. Nella sala, perché... Buonasera ragazze. Ebbene sì, non ho più vloggato. Volevo chiudere il vlog venerdì sera quando siamo tornati dal cinema, ma era tardissimo. E appunto mi sono messa a pensare a cambiare Federico, a cenare e quant'altro. E quindi non sono riuscita, insomma, più a vloggare. E invece ieri, che era sabato, perché oggi è domenica, quindi buona domenica a tutte. Ieri invece non sono riuscita perché è venuta a trovarmi mia mamma. E quindi, insomma, mi sono goduta la giornata. Poi sapete, quando viene lei a trovarmi, tendenzialmente mi dice sempre di approfittarne. Magari mi metto lì, faccio delle lavatrici perché ho qualcuno che comunque mi sta aiutando. Quindi mi dedico alla casa. Solitamente quando viene mia mamma faccio così. E quindi ho pensato un po' alle lavatrici, a ritirare i panni, queste cose qua, e a pulire le solite pulizie di casa, insomma niente di nuovo. E quindi c'era poco di interessante da vloggare.
e appunto è un po' effettivamente che non ci vediamo, nel senso che a parte questo vlog che ho fatto del cinema e un pezzo oggi appunto che è domenica, sono un po' scomparsa, nel senso che l'ultimo vlog che voi avete visto è quello della montagna con Silvia e non ho più vloggato perché appunto è stato un periodo molto molto difficile. Sto dormendo veramente veramente pochissime ore, infatti ho proprio la palpebra che mi cala. Sto dormendo poco, cioè sono proprio tanto stanca emotivamente e fisicamente, tantissimo, sono proprio stanca. E quindi insomma è un periodo un po' così. In più c'è stato anche un bello spavento. Adesso vedrò poi se magari farvi un video apposito in cui vi racconto bene cosa è successo, perché ci tengo a raccontarvi abbastanza insomma nel dettaglio cosa è accaduto, perché mi sono veramente veramente spaventata tanto e quindi magari è un'esperienza che può essere utile anche a voi neomamme o chi in dolce attesa, insomma, semplicemente per passare il tempo e stare in mia compagnia, insomma. Però ci tengo a fare un video, magari sì un vlog, però in cui ho più tempo per parlarvi, perché adesso ne ho veramente poco e voglio raccontarvi cosa è successo, perché mi sono veramente veramente spaventata tanto. E con Fede non mi è mai successa questa cosa e quindi è una cosa che insomma mi va di raccontarvi per uno magari sfogare, no, quella tensione, quella cosa che mi ha fatto rimanere male, e poi anche perché magari se capita così ad alcune di voi, magari non partite subito come me col panico, ma magari dite ok, alt, anche a Robertina era successa questa cosa, magari è successo come a lei, quindi magari non andate subito in panico come è successo a me. Quindi se posso essere utile, mi fa piacere raccontarvi questo accaduto, e quindi aspettatevi un video dedicato a questa bellissima giornata. E niente, quindi insomma in breve ci tenevo a chiudere questo vlog, che è stato un vlog dedicato principalmente a Fede, a questa sorpresa che gli ho fatto di portarlo a vedere Pets, che è un film bellissimo, ci siamo veramente veramente divertiti tanto e insomma ci è piaciuto e ve lo consigliamo come cartone animato da vedere al cinema. E poi niente, altro aggiornamento che vi posso dire è che sto cercando di far ricrescere le unghie piano piano, perché questo periodo di forte stress e di ansia estrema mi ha portato a un vizio maledetto che io ho sempre avuto, ma adesso più che mai, cioè guardate che occhiaie che ho, mi sto distruggendo, ragazze, guardate questo pollice come è ridotto, cioè mi sto massacrando. E quindi adesso che poi Ricky sarà un po' più a casa, perché è in ferie da domani e vai, quindi lo vedrete spesso adesso, io mi sto uccidendo le dita, perché quando ho l'ansia mi scarnifico. E quindi l'unica cosa in me che mi toglie questo vizio è l'unghia fatta con il gel. Non per nulla io feci il corso anni fa, quindi me le so fare da sola e me le farò, insomma vedo che rimasugli ho, anche perché in tutti i 9 mesi di gravidanza non le ho più fatte, proprio perché non volevo mettermi cose chimiche, robe addosso, e quindi non le ho fatte. Quindi non so neanche quanto materiale ho ancora e non ho intenzione di comprarne di nuovo per il momento, quindi spero di riuscire a rifarmele, perché veramente mi sto veramente ammazzando, ragazze, cioè talmente tanto che non riesco neanche più a lavare i piatti, non riesco a toccare le cose, mi fanno male le dita, ho veramente esagerato. E quindi insomma voglio sistemare, vedete qua c'è una roba atroce. Questo non vi dico neanche, solo a piegare e tirare sul dito mi fa male, cioè pensate a lavare i piatti e tenere la spugna in mano, una roba inquietante. E quindi insomma voglio togliere anche questo maledetto vizio,
E mo, quindi questo era un piccolo aggiornamento che ci tenevo a farvi e appunto a spiegarvi perché sono stata un po' assente, è stato un periodo molto stressante, sono molto stanca e infatti è una settimana che non faccio vlog, che non faccio video, perché l'ultimo vlog che ho fatto è stato il vlog della montagna con Silvia e poi ho fatto quello venerdì del cinema. Quindi mi spiace essere un po' sparita, però ragazzi è stato un periodo brutto 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 e, però insomma quando si tocca il fondo in teoria poi si sale, quindi sento che sono in salita, le cose vanno meglio, piano piano andranno sempre meglio e voi sarete sempre qui e al mio fianco finché lo vorrete. Io vi mando un bacino ragazze e aspettatevi tanti video perché insomma in queste due settimane che Riccardo sarà con me a casa abbiamo intenzione di fare qualcosa di divertente, magari delle challenge, qualcosa di divertente, vogliamo divertirci un po' insieme, vogliamo divertire voi, intrattenervi, fare dei vlog, quindi se avete delle idee, volete qualcosa fatto da me e Riccardo insieme, insomma o tutti e tre, barra 4, perché sapete che Fede non lo posso filmare, quindi insomma ci può essere fino a un certo punto, un po' come la parte che avete visto sul cinema. E niente, vi mando un bacione, alla prossima.